Eccoci ad un nuovo incontro. Oggi torno a parlarti di libri ed in particolar modo voglio spiegarti quali sono tre libri molto buoni per migliorare la tua autostima. Ciao, se non mi conosci, mi presento. Sono Angelo e sono uno psicologo che ama fare divulgazione. A questo scopo ho aperto questo canale, qui ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale, relazioni interpersonali. Solitamente noi ci vediamo la domenica e il giovedì. Oggi è un appuntamento un po' speciale e lo voglio dedicare ai libri. Infatti, qualche giorno fa sul mio profilo Instagram una persona mi ha chiesto se avevo dei libri da consigliargli per migliorare la sua autostima. Ho scelto di condividere con te quali sono quelli che ritengo i migliori testi per migliorare la nostra autostima. Ma prima di andare avanti, ti ricordo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche, così non perderai nessun video. Mi raccomando, se hai letto i libri che ti sto presentare, lascia un tuo commento e fammi sapere la tua recensione. Poi ti ricordo che se vuoi acquistarli, in descrizione troverai i link per comprarli. Per correttezza ti dico che quelli sono dei link affiliati. Che cosa significa? Che se acquisterai i libri attraverso quei link, sosterrai il mio canale. Ma adesso bando alle ciance e vediamo quali sono i tre libri che ti consiglio se vuoi migliorare la tua autostima. Il primo libro che voglio presentarti credo che sia uno dei libri più letti e studiati sull'autostima. È un po' datato, ma sempre attualissimo. I sei pilastri dell'autostima. Questa è una vecchia edizione, sicuramente ne troverai di nuove. È un libro veramente molto utile. L'autore identifica sei pilastri su cui poggia la nostra autostima e da questi pilastri deriva, fa derivare sei pratiche differenti, in maniera tale che noi possiamo di volta in volta rinforzare un pilastro. Prima di tutto, l'autore ci spiega che cos'è l'autostima e quali sono le caratteristiche dei sei pilastri principali. Successivamente ci spinge al miglioramento personale. Per ogni pilastro ci insegna delle pratiche, delle affermazioni per rafforzarlo. L'autore, per esempio, tra i pilastri identifica il vivere consapevole, l'accettazione di sé, il senso di responsabilità, l'affermazione di sé, il porsi obiettivi. Questi sei pilastri prendono in considerazione tutti gli aspetti della nostra autostima. L'autore, attraverso l'uso delle affermazioni, attraverso esercizi molto pratici, ci sprona a migliorarci. Devo dire che è un libro molto molto completo e credo che sia tra i primi da leggere se vuoi migliorare la tua autostima. Come ti ho detto, se lo hai già letto, mi raccomando, nei commenti fammi sapere cosa ne pensi. Il secondo libro che voglio presentarti è più teorico, è di Willy Pasini e si intitola L'autostima. L'autore parla dell'autostima, di che cos'è l'autostima e poi cerca di spiegarci come l'autostima influenza le diverse aree della nostra vita. Parla ad esempio degli inconvenienti causati alla bassa autostima, di come l'autostima influenza la nostra vita lavorativa, le malattie coniugali causate da una bassa autostima, l'autostima e il sesso. Per ogni ambito della nostra vita, egli cerca di vedere quali sono le conseguenze di una bassa o di una buona autostima. La pecca di questo libro, a mio parere, è la mancanza di esercizi. Questo però è dovuto anche ad un mio approccio personale. Io personalmente credo che sia fondamentale condividere degli esercizi affinché le persone possano migliorarsi. Questo libro è ottimo per le persone che vogliono ampliare la loro visione dell'autostima, vogliono comprendere bene come questa influenzi le varie aree della vita, ma un po' scadente sugli esercizi, come ti dicevo.
un libro assolutamente da leggere, ma lo consiglio come secondo libro dopo I Sei Pilastri. Il terzo libro che voglio presentarti è di uno dei miei autori preferiti. Penso che di questo autore ho letto tutti i libri, forse ne sarà sfuggito qualcuno, ma non credo. Ed è Wayne Dyer. Il libro è Prendi la vita nelle tue mani. Come crearsi il proprio destino senza farsi influenzare da nessuno. È un libro veramente emozionante. L'autore, attraverso questo libro, parla ai punti più profondi di noi, a quei nodi dentro di noi che non riusciamo a sciogliere. È un libro che tocca il cuore, ma anche la mente. L'autore ci sprona il miglioramento, ci motiva a riprendere in mano la nostra vita, ma con grande tatto e comprensione. È un libro bellissimo, non posso dire di leggerlo per primo, per secondo, perché credo che sia un libro da leggere e da rileggere nei momenti di difficoltà. Qui l'autostima non è affrontata in maniera diretta, ma le indicazioni, i suggerimenti, gli esercizi proposti dall'autore aiutano a migliorare la nostra autostima. Infatti il libro ha come sottotitolo Come crearsi il proprio destino senza farsi influenzare da nessuno. In questo caso quindi l'autostima è vista come autonomia psicologica, indipendenza mentale, ed è una cosa molto molto importante. Mi viene da pensare ad esempio ai suggerimenti che dà l'autore su come reggere al gioco dell'incomprensione, come mantenere saldi i propri principi, i propri valori, come non farsi trasportare dai desideri altrui. È un libro fondamentale per le persone che vogliono migliorare la propria autostima. Ti consiglio di tenerlo sempre sul comodino e di rileggere qualche pagina nei momenti di difficoltà. Mentre gli altri due libri che ti ho presentato hanno lo scopo di crearti un vero e proprio percorso di miglioramento. Il primo attraverso degli esercizi, il secondo attraverso una comprensione più ampia dell'autostima, questo terzo libro vuole insegnarti ad essere indipendente e credo che sia uno degli aspetti fondamentali per una sana e importante crescita personale. Spero che questi miei suggerimenti possano aiutarti a fare una scelta consapevole dei libri da leggere. Se poi hai letto altri libri sull'autostima, libri che ritieni interessanti e utili, scrivili nei commenti, così ci confronteremo anche su di essi. Se hai delle domande, come sempre, puoi lasciare un commento. Ti ricordo di seguirmi anche su Instagram e su Facebook e poi guarda questo video su i libri di autoaiuto tratti dalla terapia cognitivo-comportamentale. Potrebbero esserti utili. Qui ti ricordo di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.